cari telespettatori, benvenuti all'edizione giornaliera del giornale. In apertura una notizia che riguarda la coltivazione di OGM. L'accordo è stato infatti raggiunto questa notte, essendo un importante passo avanti per il varo della normativa che permetterà una maggiore flessibilità per gli Stati membri nella limitazione o nel divieto degli OGM. A partecipare alla delibera è stato il presidente della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare Giovanni Lavia, all'indomani della chiusura del negoziato sulla proposta di direttiva riguardante gli organismi geneticamente modificati. La norma che si appresta ad essere emanata sotto la presidenza italiana riguarda un argomento molto sensibile per l'opinione pubblica ed è ripartita dopo uno stallo di circa 4 anni dovuto principalmente alla posizione contraria di molti Stati membri. La direttiva di fatto riconosce la sovranità e l'autonomia dei singoli stati nella scelta sulla coltivazione degli OGM. L'intesa è stata raggiunta dopo un serrato negoziato caratterizzato da una mutua cooperazione tra il Parlamento, il Consiglio, alla presenza del ministro Galletti e del commissario ad acta, che dovrà essere formalmente approvata dal Comitato degli Ambasciatori dell'Unione Europea e ratificata dalla Commissione Ambiente del Parlamento europeo per quanto riguarda il via libera definitivo. E spostiamoci adesso in Sicilia, dove il 7 dicembre 2014 ricorre il 10º anniversario della scomparsa di Felicia Bartolotta Impastato, la madre di Peppino. Dalla morte del figlio, Felicia ha speso la sua vita con grande dedizione nel perseguire la strada della giustizia e della verità contro la cultura dell'omertà e della sopraffazione mafiosa. Lo ha fatto decidendo di tenere aperte le porte di casa sua a tutti coloro che hanno voluto conoscere la storia della sua famiglia e del figlio, divenendo così un presidio di democrazia e da questa sua scelta è nata la Casa della Memoria. In occasione dell'anniversario, l'associazione Casa Memoria Felice Peppino Impastato Onlus inaugurerà il plastico del Mulinaccio allestito in uno spazio all'interno della casa e insieme al Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato Onlus pubblicherà il libro La memoria e l'arte a cura di Giovanni Impastato, Pino Manzella e Paolo Chirco. Il libro sarà in vendita al costo di 10 euro presso la Casa della Memoria o prenotandolo tramite email. Il ricavato andrà a sostegno della Casa della Memoria e dalle attività promosse dall'associazione. E c'è fermento a proposito del MUOS di Niscemi. Martedì mattina, 2 dicembre, infatti, il noto pacifista Turi Vaccaro si è introdotto dentro la base del MUOS e è stato arrestato dai Marines americani per aver spento la grande antenna di 150 metri che permette le comunicazioni militari statunitensi. E proprio a Caltagirone ci sarà giorno 6 dicembre presso il Palazzo Ceramico un incontro pubblico dalle ore 10 per fare il punto sulla questione MUOS. Alla luce dei nuovi accadimenti giudiziari, infatti, è stato organizzato l'incontro per trattare la questione sotto diversi aspetti, un approfondimento per la migliore comprensione non solo di quali sono i ricorsi giudiziari e la loro evoluzione, ma anche per comprendere lo scenario internazionale in cui si incastra appunto l'opera MUOS. A introdurre l'incontro sarà Giuliana Buzzone della rete Tilt, interverranno l'avvocato dei comitati no MUOS Nello Papandrea e l'avvocato Goffredo D'Antona. Sarà prevista anche la partecipazione di politici di calibro internazionale. E passiamo adesso alle notizie dalla diocesi. Il vescovo in visita pastorale a San Cono ha infatti lanciato un messaggio di speranza secondo cui la fede rappresenta il valore aggiunto in ogni nostra esperienza ed è anche il contributo più prezioso che si possa offrire in questa storia. Mentre ci saranno in programma a Caltagirone 3 eventi culturali.
uno articolato e interessante calendario di iniziative culturali predisposto dalla diocesi in preparazione del convegno ecclesiale di Firenze del 2015. L'intero programma è stato curato e coordinato dal vicario episcopale per la cultura, Don Francesco Brancato. Ad aprire la programmazione, la mostra Un corpo mi è preparato, il mistero dell'uomo nel mistero del Dio fatto uomo, del maestro Gianfranco Ridolfo, allestita nella cappella neogotica del Museo Diocesano. L'esposizione sarà inaugurata domenica 7 dicembre alle ore 16:30, mentre a Ramacca sarà istituito un centro d'ascolto per le dipendenze. Il progetto è nato dal desiderio di annunziare e concretizzare il messaggio di amore e di liberazione di Gesù, così come ha affermato il parroco di Ramacca, Don Renzo Venuti, in modo tale da aiutare chi si sente soffocato dalla realtà che vive spesso senza uscita. Alle ore 16:30, presso l'auditorium dell'Istituto Gravina, si svolgerà la conferenza pubblica di presentazione del progetto, mentre alle ore 18 dall'Istituto Comprensivo partirà il corteo contro l'uso delle droghe, che si concluderà presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe, dove alle 18:30 Don Vincenzo Sorce presiderà la Santa Messa. Venerdì 5 dicembre a Caltagirone ci sarà la presentazione della card unica dei presepi, che segna l'atto di nascita del coordinamento permanente per il turismo e l'inaugurazione dell'ufficio turistico unificato. Il sindaco Nicola Bonanno e l'assessore al turismo Fabrizia Palazzo incontreranno la stampa per presentare la card patrocinata dal comune e che rientra fra le iniziative promosse per il Natale 2014. Passiamo adesso a Licodia Eubea, dove si è svolta la conferenza e la simultanea di scacchi. Vediamo il video del nostro inviato. Si è svolta nella serata di sabato 29 novembre, presso i locali dell'ex convento dei Benedettini a Licodia Eubea, una conferenza dal titolo Il mondo degli scacchi, organizzata in sinergia dalla Consulta Giovanile di Licodia Eubea e il circolo scacchistico Nino Silecci di Gran Michele. Conferenza tenuta da Filippo Sileci, che ha rivissuto con i partecipanti il mondo degli scacchi tra mito, storia e curiosità. Questa conferenza sarà d'inizio ad un percorso che porterà alla realizzazione di una sezione di scacchi anche nella città di Licodia, anche grazie alla disponibilità dei locali che lo stesso comune metterà a disposizione di quanti vorranno avvicinarsi e conoscere il mondo del gioco degli scacchi. Grande soddisfazione da parte del presidente del circolo, Vincenzo Damigella, e da parte degli amministratori locali. La consulta giovanile insieme al circolo scacchisti di Gran Michele ha fortemente voluto questa conferenza sugli scacchi per vedere un po' se c'è gente a Licodia che sia interessata e magari più avanti creare un corso e imparare ai giovani il gioco appassionante degli scacchi. Speriamo che vada bene, ma ne sono sicuro perché ci saranno moltissimi bambini perché abbiamo anche collaborato insieme alle scuole medie. Tutti i ragazzi della consulta, che siamo in circa 23, cercheremo di più avanti, tra aprile e marzo, di creare un corso di scacchi che durerà 2 o 3 mesi. Eccoci qui nel paese di Licodia Eubea, il circolo scacchistico Nino Silecci, nel suo 23° anno di età, è lieto di annunciare una conferenza che si svolge nei locali dell'abbazia qui a Licodia. Il tema è la storia degli scacchi e per sensibilizzare i ragazzi delle scuole che parteciperanno e si avvicineranno a questo nobile gioco. L'intento è quello di favorire e far crescere gli scacchi anche a Licodia, infatti probabilmente nel prossimo anno, a gennaio, si inaugurerà una scuola di scacchi anche in questa bellissima cittadina. Colgo l'occasione per ringraziare la consulta giovanile, le amministrazioni locali che hanno accolto immediatamente e favorevolmente questa bellissima iniziativa. Questo è un ulteriore segno che è un paese vocatamente spiccato alla cultura. La conferenza si è conclusa con la realizzazione di una simultanea di scacchi.
Chiudiamo con l'inaugurazione della strada statale Licio Di Obea Libertina che si è tenuta il 4 dicembre. Si tratta di un evento importante in quanto si tratta di un tratto di strada di 4 km e mezzo che vanno dalla Contrada San Bartolomeo a quello della Molona. Così appunto il tratto di strada è stato aperto al traffico. Sarà da oggi percorribile. E anche per oggi è tutto. Vi ringraziamo ancora una volta per essere stati con noi. Ci vediamo domani.